Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Un'altra manutenzione su questa levigatrice orbitale. Infatti, durante il suo utilizzo, la piastra vibrante emette un forte rumore e vibra troppo, facendo sbattere i fermi sulle parti in plastica. I gommini che ammortizzano la piastra alla levigatrice sono ormai vecchi e quindi da sostituire, ma dal momento che non si trovano più, dovrò adattarli con qualcos'altro. Se sei interessato, segui il video per vedere come faccio. E una volta rimosse le tre viti che bloccano la piastra all'eccentrico, si rimuove la piastra stessa. Come si può vedere, il tempo e l'utilizzo li ha ormai seccati e deformati, e quelli che era una volta una morbida gomma si è trasformata in una plastica dura, cristallizzata e ormai deformata. Dal momento che ho a disposizione l'esploso della levigatrice, i gommini da sostituire sono questi quattro qui. E sono riportate anche le loro misure originali. 11,3 mm di diametro e 23,5 mm di altezza. Dal momento che possiedo delle stampanti 3D, li ricostruisco o con del TPU, un polimero termoplastico elastomerico appartenente alla famiglia dei poliuretani, noto per la sua flessibilità, elasticità e resistenza alla trazione, ideale quindi per riprodurre parti flessibili, resistenza a sollecitazioni sia termiche che meccaniche. Hanno gradi di durezza sciore differenti, il che significa che può essere utilizzato per produrre parti con diverse proprietà di durezza e flessibilità. E questo qui in particolare ha ad esempio un grado sciore di A95, quindi abbastanza duro. Si può stampare tranquillamente anche con stampanti Boden tipo Ender 3, a patto però che al gruppo di estrusione venga apportata la modifica di sostituire il pezzo nel quale viene spinto il filamento. Infatti questo pezzo stampato in PETG, e vi lascio anche il link in descrizione dove potete scaricarlo gratuitamente da Dingiverse, questo presenta infatti il guidafilo più pronunciato tra i due ingranaggi spingifilo, mentre quello originale, essendo più corto, utilizzando un filamento morbido come il TPU e quindi essendo più elastico e non rigido come gli altri filamenti, nel momento che viene spinto tende a deformarsi ed aggrovigliarsi in questo modo, impedendone la sua corretta estrusione. Oppure si può usare un filamento di TPE, che è molto più flessibile rispetto al TPU, avendo un grado di durezza sciore pari a 88A. Questo in particolare che utilizzo io. Ed è perfetto per lo smorzamento delle vibrazioni ed altamente resistente agli urti e agli agenti chimici. Però per stampare questo tipo di filamento occorre una stampante con estrusore direct drive, in quanto l'estrema elasticità del filamento impedisce la corretta estrusione con Boden. Quindi utilizzerò allo scopo questa stampante che è una X Plus della Guidi. Ho deciso di stampare i quattro gommini con del TPE. Dopo aver disegnato il pezzo con le giuste misure ed aver riportato il file STL sullo slicer, in questo caso Cura, queste sono le impostazioni di stampa che ho usato. Un'altezza dello strato di 0,2 mm, con strato iniziale di 0,24. Una densità di riempimento al 100%, una temperatura dell'ugello di 230 gradi centigradi e piano di stampa spento. Basta infatti spruzzare della lacca per capelli extraforte sul piano per avere un'ottima adesione. Un flusso al 100%, retroazione disabilitata, ed una velocità di stampa di 30 mm al secondo. Un raffreddamento al 100% a partire dal quarto strato in poi. Ed un giro di skirt.
ed in 25 minuti il pezzo viene stampato. Una volta stampati tutti e quattro i pezzi in TPE, da come si può vedere, hanno un ottimo grado di flessibilità e resistenza alla flessione e alla compressione sia assiale che radiale. Inserendo i pezzi stampati nelle sedi della levigatrice si adattano alla perfezione. Si riposiziona la piastra vibrante facendo coincidere le quattro sedi con i gommini. Una volta allineati i fori della piastra con i fori filettati dell'eccentrico in questo modo, e strette le tre viti di fissaggio, non rimane che fare una prova. Tutto al posto giusto e ben saldo, senza eccessivi scuotimenti, ed ora anche la vibrazione ed il rumore sono spariti, rispetto a prima che con i vecchi gommini era inutilizzabile. E anche per questo video è tutto, e io come al solito ti invito ad iscriverti al canale se ti interessa ciò che faccio, condividere questo video con chi conosci, lasciare un commento e un like se hai trovato utile questa riparazione, e tutto questo per te è gratuito e per me è di grande aiuto per la crescita del canale e la creazione di nuovi video. Un saluto da Frank, ciao e alla prossima!